Allora, succede che ho intitolato, succede che ho sbagliato, non ho azzeccato il nome ad una pizza, forse per la prima volta, quindi vi spiego che cosa è successo. Due settimane fa circa leggevo su internet la notizia riportata da siti attendibili, forse poco attendibili, che il Vesuvio era sul punto di eruttare. Allora, nel nostro menu, come tutti possono vedere, sono presenti ben tre pizze dedicate proprio a Napoli, alla Campania, alla patria della pizza. Una è la Margherita, l'altra è la Napoli, poi c'è la Regina. Prima di questa ce n'era una quarta, la Principessa. Allora decisi, visto che avevo letto questa notizia proprio mentre stavo compilando i menu e mi stavo studiando alcuni nuovi nomi per le pizze, di intitolare una pizza Speriamo nel Vesuvio. Ma Speriamo nel Vesuvio, ovviamente, per me, per una persona come me di buona fede, non era assolutamente nessuna invocazione o nessuna speranza cattiva. No? Io non intendevo dire certo speriamo che il Vesuvio erutti. Se avessi voluto scrivere qualcosa contro i napoletani, avrei scritto speriamo che il Vesuvio erutti. No? Oppure ancora meno avrei intitolato una pizza Napoli. Noi per esempio siamo in Liguria, c'è la pizza Napoli, non c'è la pizza Savona, per esempio. La pizza Napoli c'è. Ricordo anche, per chi ancora non lo sapesse, mi rivolgo quindi a chi ancora non lo sa, che mio nonno è partito da Benevento tanti anni fa, migrando fino al Piemonte. Io mi chiamo Pastore di cognome. 3 su 4 dei nonni della madre di mio figlio sono rispettivamente di Napoli, Amalfi e di Maiori, quindi nel sangue di mio figlio, che oggi ha 16 mesi, scorre l'80% di sangue, se così si può chiamare, se vogliamo parlare di razze, di DNA, l'80% del DNA o della razza di mio figlio è sicuramente, se non napoletana, campana, quindi andare contro il mio sangue sembra veramente una follia, ma al di là di tutto, al di là del fatto che questa è una situazione davvero kafkiana e assurda, voglio rilanciare il messaggio che ho lasciato in altre interviste, che il nemico, cari amici napoletani, campani, chiamateli, non so, terroni, ok, come me, come tutti, no? Il nemico non sono io che sbaglio a intitolare una pizza Speriamo nel Vesuvio, era certamente una speranza a vostro favore, a nostro favore, a favore di tutti. Io vendo pizze, sarei un pazzo a intitolare una pizza contro la città che ha inventato la pizza, sarei un pazzo a intitolare una pizza contro la patria della pizza, tantomeno contro un popolo, ok? Quindi non mi riconosco assolutamente, non accetto assolutamente di essere accusato come razzista e non solo, denuncerò tutti, e questo lo voglio dire chiaramente, tutti coloro che mi accusano di razzismo. Il nemico non sono io che sbaglio a intitolare una pizza, questo lo ripeto, come io so perfettamente che i miei nemici non siete voi che adesso mi insultate o mi insultavate. Per fortuna le cose stanno cambiando, per fortuna tante persone non ci telefonano più per insultarci, non mi scrivono più per insultarmi, ma mi scrivono per dire ho capito, ok? Quindi spero che la tenacia e la grinta con la quale l'interesse che hanno tante persone usato e dimostrato verso una pizza, no? Possano tirarlo fuori, no? Veramente per occuparsi dei problemi gravi di questo paese, ok? Non siamo nemici, nessuno è nemico di nessuno, non siamo divisi, anzi, chi ci comanda forse, vuole che le cose siano così. Vogliono un popolo diviso. I romani dicevano dividit et imperat, dividili e comandali. Questa è la famosa pizza. Commenta te, c'è il microfono. Una margherita con lo stracchino. Questa è una pizza. Salsa di pomodoro, mozzarella, stracchino, crudo e rucola. È una pizza, non è una bomba. È una pizza, non è un insulto a nessuno. È semplicemente una pizza che si mangia e poi finisce
no? Nel dimenticatoio, come si dice, una volta digerita finisce nel dimenticatoio. Esatto. Una pizza e niente più, come si dice. Oh, spero che davvero il polverone finisca qua, anche perché sono certamente convinto che questo sia stato un semplice pretesto. Io sono stato un capro espiatorio per diciamo aguzzare ancora di più le divisioni che qualcuno, sicuramente qualche razzista, davvero vorrebbe che fossero davvero molto più grandi di quanto sono. Su quella non... Ecco, questa è la Napoli, la facciamo anche qua. Sicuramente non la facciamo buona come a Napoli, non c'è dubbio, perché noi non abbiamo l'acqua vulcanica del Vesuvio, ovviamente. Infatti, questa è una focaccia per il nostro Marietto. D'accordo, quindi spero che si sia risolto tutto, spero di aver chiarito tutto. Voglio aggiungere un'ultima cosa, e questa è la cosa più importante. Ho scritto io il menù, ho scritto io la frase, non accetto commenti su Facebook, non accetto commenti sui giornali che accusino i loanesi o i liguri di essere razzisti. Prendetevela con la persona che ha sbagliato. Se dovete prendervela con qualcuno, se dovete insultare qualcuno, insultate il sottoscritto. Non insultate i loanesi, non insultate i liguri. Ho sbagliato io non sono stato votato da nessuno e quindi rispondo io personalmente. I liguri e i loanesi non c'entrano nulla. Non insultateli, piuttosto insultate il sottoscritto. Se volete scrivere qualche insulto su qualcuno, se volete accusare qualcuno di razzismo, accusate il signor Iuri Pastore Corrado. Basta.